mostra delle belle immagini, perché a Catania, nei giorni più bui, quelli a cavallo del solstizio d'inverno, regna una luce meravigliosa. Ah, guardate. Servono a poco le parole per raccontare il rito della luce. Tre notti, le più lunghe dell'anno, a cavallo del solstizio d'inverno, dedicate alla luce, come omaggio alla bellezza, ma soprattutto un'azione di rinascita in una città, Catania, che fa da specchio al buio che ci avvolge. Oggi siamo nel giorno in cui c'è meno luce durante tutto l'anno. Un ottimista dice che da oggi in poi la luce torna a crescere. L'educazione alla bellezza è anche educazione al senso civico, che formare questi ragazzi da Librino a Montepò, ma anche nei vecchi quartieri del centro storico degradato, è un'operazione che sviluppa energie positive. Antonio Presti, mecenate, inventore di Fiumara d'Arte, ha dato vita a questa iniziativa lo scorso anno a Librino, uno dei quartieri più difficili di Catania. Adesso l'iniziativa si sposta nel cuore del centro storico, nel liceo Boggiolera, con un simbolico passaggio di testimone tra periferia e centro storico. Quando c'era stato proposto di ospitare il rito della luce, tutti gli studenti erano un po' scettici, perché non si può immaginare una cosa del genere, la si può solo vivere. Se in questo momento il nulla, che si nutre di niente, vuole governare le coscienze dell'umanità, qui da Catania abbiamo risposto scegliendo la luce, proteggendo la luce e consegnando conoscenze.